Urania, notiziario di astronomia e astronautica, a cura dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ben ritrovati da Luca Nobili ed Elena Lazzaretto. Nell'universo c'è posto anche per enormi spazi vuoti di materia, come quello da poco individuato dai radioastronomi. È una regione estesa a 1 miliardo di anni luce, nella quale non c'è traccia di stelle, galassie, gas e neppure di materia oscura. Zone simili erano già state scoperte in passato, ma questa è 40 volte più grande rispetto alle precedenti. Per Lorenz Rudnick, uno degli autori della scoperta, individuare queste zone è fondamentale. Servono per comprendere la struttura globale dell'universo e permettono di ottenere misure più precise sulla velocità della sua espansione. Per questo si può dire che più se ne trovano, meglio è. Purtroppo la loro ricerca è tutt'altro che facile. I computer non sono ancora in grado di sviluppare modelli di universo sufficientemente estesi e attendibili da dirci dove andare a cercare. E così non rimane altro che osservare il cielo, affinare l'intuito e sperare in un po' di fortuna, la stessa che ha permesso a Rudnick e colleghi di trovare quel grande e lontano spazio vuoto. Le vacanze sono finite anche per i rover americani Spirit e Opportunity, che si trovano sulla superficie del pianeta Marte. Dopo una pausa di ben 6 settimane si torna al lavoro, anche se in realtà si è trattato di un riposo forzato. Tutta colpa di una serie di tempeste di sabbia che hanno imperversato sul pianeta fin da giugno. Con tanta polvere che si è spinta fino all'alta atmosfera, la luce proveniente dal sole è diminuita notevolmente. I pannelli solari non riuscivano a raccogliere energia sufficiente, ma adesso le tempeste sono finite e i due rover si sono già rimessi in marcia. Non sono certo appariscenti come quelli di Saturno, anzi. Gli anelli di Urano, settimo pianeta del Sistema Solare, si fanno a malapena notare. Erano stati osservati con attenzione nel 1986 dalla sonda Voyager 2 che passava nelle vicinanze. E adesso il telescopio Keck delle Hawaii ha evidenziato che ci sono stati dei cambiamenti sostanziali. Uno degli anelli sarebbe sparito e in compenso se ne sarebbe formato un altro. Urano in questo periodo si trova in una posizione particolarmente favorevole per esibire i suoi anelli ai telescopi terrestri e per questo gli astronomi ne approfittano. Occasioni come questa si presentano solo ogni 42 anni. Il satellite Swift della NASA aveva perso il senso dell'orientamento a causa di un guasto ad uno dei giroscopi. Non era più possibile sapere in che direzione fosse puntato. Un bel problema per uno strumento astronomico. L'inconveniente, che si è verificato il 10 agosto, è già stato risolto, disattivando il dispositivo difettoso e sostituendolo con uno di scorta, che con apprezzabile previdenza era stato montato sul satellite. Tutte queste operazioni vengono effettuate da terra, direttamente dalla stazione di controllo. Il tempo di effettuare le calibrazioni necessarie e Swift tornerà operativo al 100% e riprenderà ad osservare gli eventi più catastrofici dell'universo, le esplosioni di lampi gamma. Urania vi dà appuntamento alla prossima edizione e vi ricorda che potrete trovare altre notizie visitando il sito www.celoblu.it.